Buongiorno a tutti, un saluto a Stefano Gianti dalla Svizzera Swissquote, ciao, benvenuto. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Senti, vorrei rendere noto a tutti che prima di iniziare questa intervista stavamo parlando di Facebook. Tu sei tra i cancellati, 503 milioni di persone o no, contatti, insomma, account cancellati. Controllare un attimo, no, no, aspetta che profilo, al Non momento c'è. ti hanno, come dire, abolito dallo spirito della storia, mi viene da dire. Sono ancora vivo anche su Facebook, Ho direi capito. che non so. Però no, adesso a parte le battute, nel senso che è normale che Facebook possa cancellare i profili, soprattutto quelli pagati, Centinaia di milioni, sì. e dal funzionamento, perché ci sono poi troppe persone che spaventano identità Sì, finte. per carità, tra violenza, medicine finte, Invito tutti a cose fare per qualche test. adulti. Va bene, veniamo noi al mercato Sì, Forex che è anche più per arrangiarmi. interessante. Il mercato Forex è più interessante, come dire, fammi capire cosa sta succedendo nel gagliardo mondo delle valute. Guarda, dato che hai fatto la battuta su Facebook, faccio anche una piccola parentesi sulla ripartenza del titolo, che dai $150 dopo lo scandalo di Cambridge Analytica è ripartito in area 184. Questo dimostra che il tech è ancora molto molto vivo, assolutamente, lo si vede anche sui listini americani che hanno sofferto un po' nelle ultime settimane, però tutto sommato la volatilità si mantiene bassa, i prezzi sono in una fase di distribuzione e si potrebbe ripartire. Per quanto riguarda invece la tua domanda, torniamo su questo dopo la piccola parentesi, è interessante il dollaro in particolare, cioè tutte le valute contro il dollaro, anche perché il dollar index è ripartito alla grande, definirei l'ultimo mese come uno tra i più grandi rally recenti del dollaro, quindi il dollar index è ripartito da area 89 arrivando agli attuali 93,20, quindi un buon aumento del 4% contro tutte le valute, non solo contro l'euro. Si vede questa forza ovunque, contro la sterlina, contro il Ti dollaro, contro fermo le valute. subito, perché vorrei anche sapere se riesci a individuare una ragione di questa forza, ad esempio la geopolitica, non lo so, e se insomma comunque abbiamo visto il dollar index ben più in alto, mi viene da dire. Sì, no, il dollaro index è decisamente molto più in alto, anche recentemente, negli ultimi 12 mesi, siamo molto lontano dai massimi, però sottolineo la recente ripartenza. La ragione, a mio avviso, sta nel movimento dei flussi di liquidità verso gli Stati Uniti, dove c'è più certezza. Io escluderei un po' la geopolitica. È vero che il dollaro tendenzialmente, qualche volta, comunque nel lungo Non periodo, sempre. viene considerato come un bene rifugio, però evidenzierei come stazionario il Certo. rischio sia ancora on, quindi si investe su azionario anche europeo, lo si vede anche dal buon comportamento del nostro listino, che nella stagione dei dividendi, che adesso è già iniziata, ma il 21 maggio avrà il suo culmine, l'Europa comunque forte, dimostra buoni dati economici, ma gli Stati Uniti ancora di più. Tra l'altro l'ultimo non far parole non è stato esaltante, ma ha evidenziato come la disoccupazione statunitense, almeno quella ufficiale, questo è più importante da ribadire, sia ai minimi al 3,9%, nonostante comunque gli occupati siano non ai massimi, quindi questo è un discorso interessante. Certo. Però comunque l'economia statunitense dimostra forza, il rendimento decennale è tornato al 3%, questo crea un po' di. Potrebbe creare un po' di timore, perché se questa normalizzazione ci sarà e ci sarà ancora un aumento dei tassi dello 0,50% quest'anno, c'è il rischio che il Treasury 10 anni vada al 3,50. Quindi Sì, cosa a quel punto succederà? è chiaro che sì, dico, a quel punto è abbastanza chiaro che arrivino flussi di liquidità su un titolo decennale americano, no? Che ha un rendimento che, ad esempio, per gli europei è un sogno. Volevo chiederti questo, l'oro nel frattempo fa il suo dovere come sempre? L'oro onestamente mi ha stupito, io ho sempre evidenziato ormai da mesi e mesi questo supporto di area 1316 che per 7 volte di fila ha tenuto, è stato un ottimo livello di ripartenza, questa volta è stato rotto ribasso senza nessuna pietà, soprattutto lo si è visto anche nella giornata di ieri che è sfondato addirittura area 1300 che era davvero un supporto di lungo periodo, quindi l'oro è in un momento chiave, però anche lì. Non parlerei più che altro di debolezza del metallo giallo, ma parlerei di Classica inversione, un'incredibile forza del dollaro che ha un po' un volto diverso. correlazione inversa. Senti, preannuncio a chi ci sta seguendo che sarai ospite di una conferenza a Rimini, di una tavola rotonda col sottoscritto, e il tema
che ho notato piace, non so perché, ma sta piacendo, che è quello del toro invecchiato. Cioè, ci faremo la domanda, insomma, se il toro è un po' ormai stagionato e si assomiglia agli ottimi parmigiani a 48 mesi, o se invece, insomma, sta andando un po' a male. Sarà una domanda chiave, naturalmente ci risponderai anche tu, oltre ad altri ospiti, Claudia Segre, Gaetano Evangelisti e tutti gli altri. Un'altra questione, mi sono perso le ultime 2 ore, ma non so quanto siano Una battuta rilevanti, per dire che il prego, toro è prego. magari invecchiato, ma l'orso ancora non è nato. Per darti la rima, il mercato è ancora buono. Perfetto, perfetto. Quindi questo sarà il tuo tema, diciamo, no? L'orso non è nato. Va bene, venendo al caso italiano, che, come dire, no? Del resto abbiamo inventato noi, no? La commedia, il melodramma soprattutto. Domanda, secondo te lo fanno o no al governo? Quanti caffè scommetti con me? Io dico no. Io dico Questa vuole no. anche il doppio. Caffè doppio a Allora, Rimini, se tu se dici non male, lo sì. fanno, paghi tu. Se lo Se no, fanno, pago io. Insomma, mi sembra un po' incasinata la situazione, a dire in modo io sarei educato. costretto a dire sì, anche perché di solito sono ottimista. Poi io penso che questo governo sa da fa, in qualche maniera, il piano è stato fatto. Si evidenzia sempre la difficoltà nel trovare un esponente che ci metta la faccia, il rischio del primo ministro in questo caso potrebbe essere Che altro alto. vogliono un cameriere, un autista, con tutto il rispetto di autisti e camerieri. C'è L'autista. un primo ministro che non può fare quello che dovrebbe fare per la Costituzione italiana, stravagante, a modo suo. È normale che l'Italia è osservata speciale in questo momento sui mercati, lo si è visto anche con Tagli torto. collo che abbiamo avuto sull'obbligazionario, eravamo in un'ottima fase con direttamente decennali, tornato all'1,75, ora siamo tornati all'1,98-2%. Sottolineerei però come questo non si è visto clamorosamente, nel senso c'è stato uno storno del IBAN, del settore bancario, però evidenzierei ancora lo stato di salute di alcuni titoli come Certo. in Ma è particolare per questo che anche. dico che secondo me il mercato, che come noto sconta 6-9 mesi prima, secondo me sconta che questo governo non si fa e che di conseguenza, no, le cose potranno migliorare col governo del presidente, con nuove elezioni, con l'aspirazione al centrodestra a tornare in maggioranza. Vedremo, vedremo, vedremo. Comunque il Fucimi non sta male, questo è vero. Non Un sta attimo assolutamente che. male e ho notato anche come tendenzialmente ci siamo staccati un pochino dal settore bancario con Eni, FCA, Rari anche che sono stati davvero protagonisti degli ultimi mesi. Quindi se il settore industriale effettivamente continuerà a trascinare il nostro listino, sicuramente per la nostra economia in generale, non solo per l'azionario, sarà un bene e la produzione industriale comunque. Stiamo ricevendo ancora segnali tendenzialmente incoraggianti, questo è sicuramente un bene per l'Italia che crescerà forse all'1,5% nel 2018, però è normale che dobbiamo ancora correre molto di più. Io penso che negli ultimi anni li abbiamo un po' persi perché con lo stato dell'economia globale saremmo dovuti crescere di più, però non si deve mai guardare indietro, le possibilità per l'Italia per una ripartenza forte e per recuperare rispetto al resto dell'Europa ci sono, lo dimostra il caso spagnolo, che ha avuto una similitudine con noi per più di un anno senza un governo stabile, però sta crescendo ormai costantemente al 3% e anche Certo, senti, obbligazioni di investitori internazionali hanno lasciato poi c'è crescere. questa bella buona notizia, direi per tutti, cioè che verrà chiesta all'Europa un abbattimento di 250 miliardi del nostro debito, quindi insomma va tutto bene, Ah sì, no, che verrà chiesto un discorso che verrà messo in pratica, questo è. va bene, stamane mi viene da scherzare, da ridere. No, no, faccio, ma no, va benissimo, immigrati, flat tax, reddito di cittadinanza, di inclusione, come vi pare, però queste qui mi sembrano veramente delle sparate, Vabbè, un po' diciamo che le dilettantesche, un po' puntate dilettantesche, sarebbe un po' quella cifra. dilettantesche. No, dico, quella cifra sarebbe Sì, no, il comunque. problema è che, sai, piccolo dettaglio, devono essere d'accordo 26 paesi e votarlo. Ecco. A naso, penso che i tedeschi, se anche non avessero voglia di votare contro, sicuramente trovano un paesello tra i 26 che blocca Era una tutto. canzone di Jovanotti di anni fa, Nulla al debito, quindi magari a questo Sì. punto potremmo avere Jovanotti come primo ministro Va adesso. bene, va bene. Senti, allora appuntamento con tutti, mi raccomando, il dollaro funziona, quindi insomma il trend è un po' quello, no, da seguire.
trend è decisamente dollaro da seguire contro diverse valute e anche contro l'euro. Va bene, grazie a Stefano Gianti, Swissquote, buon lavoro e alla prossima. Grazie, buona giornata a tutti.